Salve a tutti e ben arrivati a Incontri a due voci, un nuovo appuntamento con la libera università qui su TV Prato. Anche oggi ho il piacere di avere accanto a me Antonella Meoni, ciao Antonella, rettrice della Libera Università di Promozione Culturale, che ha scelto di parlarci di un personaggio estremamente affascinante, ossia di Ulisse, un personaggio letterario, direi, fra i più longevi della nostra storia che ci ha accompagnato proprio dalla notte dei tempi. Allora Antonella, prima di entrare nel merito, proprio ossia prima di parlare di tutti i poeti e pittori che lo hanno rispolverato via via per noi di epoca in epoca, chi è Ulisse? Da dove viene? Dove parte? E chi ha parlato di lui all'inizio? Allora, buonasera a tutti. Come ha detto Silvia, Ulisse è un personaggio che ha attraversato molta letteratura occidentale. Fa la sua comparsa come tutti voi saprete, nell'Iliade e nell'Odissea, che sono opere collettive di più aedi, cioè di più cantori, prima tramandate oralmente, in seguito, eh, potremmo dire, collegate, organizzate in maniera tale da diventare due poemi. E l'autore di questi due poemi è, per convenzione, Omero. Non sappiamo poi, diciamo, se Omerus, chi sia stato Omero e se sia esistito, se sia poi lui l'autore. Non entriamo qui nella questione. Sappiamo solo che sono opere dell'VIII secolo a.C. Perché Ulisse? Oltre alla sua longevità, noi dobbiamo pensare che Ulisse ha una caratteristica fondamentale, che è l'intelligenza, che può essere variamente declinata. Quindi in senso generalmente assolutamente certo. positivo. Vedi eh, astuzia, vedi capacità di eh, risolvere le situazioni più complicate, vedi eh, capacità diplomatiche, eh, ma ha anche risvolti, potremmo dire, meno positivi, come anche una certa attitudine all'inganno. Quindi noi abbiamo un personaggio dalla personalità molto sfaccettata e questo ha fatto sì che i poeti poi abbiano dato di lui l'immagine che probabilmente era più consona alla loro sensibilità. In un certo senso tutti noi ci possiamo un po' ritrovare, ritrovare lui in, in lui, in un aspetto della sua personalità. personalità. Nell'Iliade Ulisse è uno dei personaggi principali, di fatto è lui che pone fine alla guerra di Troia attraverso l'inganno del cavallo. Nell'Odissea invece, Odisseo è il nome greco di Ulisse, è il personaggio principale, colui che... Dopo dieci anni dalla fine della guerra, torna ad Itaca solo. I suoi compagni, o lo hanno preceduto, oppure sono morti durante il viaggio. Dice perché, in fondo, ha una personalità così complessa. Questo è inevitabile che, perché il poeta in realtà ha dovuto, eh, si è ritrovato di fronte tutta una tradizione orale che ha dovuto chiaramente riassemblare e dalla varia tradizione orale gli sono venuti tante immagini di Ulisse. Per cui nell'Iliade Ulisse è il guerriero valoroso, l'ambasciatore diplomatico, l'oratore persuasivo, l'astuto ideatore dell'inganno del cavallo, mentre nell'Odissea è il navigatore esperto e coraggioso, è l'esploratore abile. Eh, L'uomo curioso, mm -hmm. curioso, inquieto, eh, fedele agli affetti più cari, ma anche a, in certi momenti capace di dimenticarli. Colui che è così temerario talvolta da rischiare la vita dei compagni e questo avverrà poi nell'antro di Polifemo. Mm, L'uomo spietato nella vendetta. Quindi potremmo dire un personaggio estremamente mm -hmm. multiforme, viene definito infatti, perché di fatto così è. E, Ecco, mh, hai scelto alcuni versi dell'Odissea per... Ho scelto ehm. alcuni versi dell'Odissea, che è l'opera da cui si può dire tutto inizia, considerando che nell'Ilire, appunto, non è, uh, Ulisse non è il protagonista. E ho scelto il congedo da Calipso. Uh, Ulisse si è fermato nell'isola di Ogigia. Uh, Calipso si è innamorata di lui e vorrebbe trattenerlo, ma poi, indotta da Hermes, che è stato inviato da Zeus, si convince a lasciarlo partire. Ma non può lasciarlo partire senza aver tentato in qualche maniera di trattenerlo, prospettandogli una, uh, si può dire una, una navigazione, un futuro pieno di difficoltà e di tormenti. E poi, al ritorno a Itaca, una donna non più giovane, che invecchierà ulteriormente, mentre lei gli avrebbe ovviamente conferito l'immortalità e sarebbe lei rimasta sempre eternamente giovane come Dea. Ulisse, che è astuto anche nel rispondere senza urtare il suo interlocutore, gli dice che nonostante tutto non può rinunciare a tornare ad Itaca, e sopporterà le pene che lo attendono, perché ha un'anima paziente nel petto. Quindi, eroe del coraggio e della nostalgia è questo Ulisse che, che lascia l'isola. E vorrei leggere per voi proprio alcuni versi. Calipso gli ha spiegato quello che sarà il suo futuro e lui gli risponde però... Ma anche così desidero e voglio ogni giorno giungere a casa e vedere il dì del ritorno. E se un dio mi fa naufragare sul mare scuro come vino, definizione questa che torna in Omero più volte mm. e che fa pensare proprio a un mare sanguinoso di battaglia: sì, il mare della guerra. Il mare della, della guerra, anni. proprio. Saprò sopportare perché ho un animo paziente nel petto. Sventure ne ho tante patite e tante sofferte, tra le onde ed in guerra. Sia con esse anche questa. Tra l'altro è, è passato il quadro di Boclin, bellissimo. Ah, benissimo, ecco eh, il quadro rivedere, di Boblin, ecco se lo possiamo rivedere, um, sì. Uli, ecco, ecco, Ulisse e Calista. Ecco, e qui vediamo, diciamo, è, eh, che è una, mh, un pittore esperto anche nel cogliere gli stati d'animo. Qui abbiamo un Ulisse che guarda verso il mare, un mare immobile, potremmo dire inquietante, e. Eh, Calipso nella grotta con un drappo rosso, quindi con un'offerta d'amore, possiamo dire anche, che eh, Ulisse ignora completamente proteso verso il ricordo e la nostalgia di Itaca Sì, perché appunto Ulisse, fra l'altro, anche molti pittori lo rivedranno, lo tutte le lo riproporranno. Sono, lo riproporranno eh, lo sì, direi che Ulisse è un, un personaggio proprio che ha attraversato la cultura e che è e destinato a literatura. lunghi viaggi, perché da Omero... Passa molto tempo prima che si ritrovi in un altro grande, un altro grande poeta eh. che è Dante Alighieri, che eh, pone Ulisse nell'inferno e parla di lui nel ventiseiesimo canto. Siamo nell'ottava bolgia, quindi nel basso inferno, laddove si scontano i peccati compiuti per malizia, cioè con la volontà di peccare. Quindi i peccati potremmo dire più gravi e più severi. Dante ehm, prospetta a, ad Ulisse un ultimo viaggio prima di, prima di tornare ad Itaca. E il canto si apre con una bellissima immagine: eh, come del contadino che è ritornato in collina in una notte d'estate eh, si volta a guardare la pianura dove ha lavorato, e questa pianura sembra piena di lucciole. In realtà, ci troviamo di fronte a una, a una pianura piena di fiammelle ed è in queste fiammelle che scontano la loro pena i fraudolenti. E fra questi fraudolenti ci sono Ulisse e Diomede, la cui fiamma, uniti nell'inganno del cavallo, la cui fiamma si, eh, sale verso l'alto biforcandosi, essendo due i peccatori e eh, Dante inizia un colloquio con Ulisse che gli racconta di come gli affetti familiari anche profondi e nostalgia di casa siano stati in qualche maniera spenti dalla sua inquietudine e dalla sua ansia di conoscenza. Per cui prima di tornare a Ithaca non riesce a rinunciare eh, ad un'ultima esortazione dei suoi compagni ai suoi compagni che chiama fratelli perché di fatto con loro ha vissuto gran parte della sua vita e li convince ad un ultimo viaggio oltre le colonne d'Ercole che sono che che lì, lì, a, proprio il mondo, oltre, i limite del eh, mondo esatto. conosciuto mm. varcheranno quindi eh, le colonne d'Ercole che poi è lo stretto di Gibilterra e eh, con la loro nave viaggeranno verso sud ovest trovandosi poi di fronte a una montagna, che è la montagna del purgatorio, di fronte alla quale la nave si inabissa e il mare chiude come una pietra tombale la storia di Ulisse e dei suoi compagni. Ecco, Dante, come spesso capita ah. con i personaggi che troviamo nell'inferno, cioè, mostra anche una certa ammirazione, senza dubbio. Perché sì. lo pone però? Così in questo inferno così basso, fra ecco, così medico. basso. Anche perché Dante, pur ammirando Ulisse, l'ansia di conoscenza di Ulisse, che noi ritro ritroviamo in quei celeberrimi versi, non, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Distingue però Dante da uomo del Medioevo la vera sapienza che è quella che viene da Dio e che ha il senso del limite dalla vana sapienza che nasce da un orgoglio superbo e smisurato e quindi non può che punire Ulisse ponendolo nell'inferno e pur non, togliendo, questo pur non togliendo alcun fascino al, al, al personaggio... Ci dà però la dimensione di una condanna che è molto severa. Ecco, quindi c'è questo, nonostante la bellezza nonostante della bellezza canto e della canto. terzina che rimane, rimane poi eh, celebergina. Ecco, altro grande salto, altro grande viaggio, perché arriviamo praticamente nell'Ottocento. Nell quindi dall'VIII secolo a.C. siamo arrivati al 1300. E adesso. Passeranno ancora 500 anni prima che di Ulisse si torni a parlare almeno in versi alti, potremmo sì, in dire. versi insomma, che hanno segnato la storia della letteratura, grandi e, versi, e la nostra storia direi. E il personaggio, il poeta che parla di Ulisse agli inizi dell'Ottocento è Ugo Foscolo, che dedica a questo personaggio ben due versi di ben due opere, considerandolo in maniera profondamente diversa. Troviamo Ulisse in A Zacinto, che è uno dei sonetti maggiori. Zacinto è la patria di Foscolo, Zante, lui la chiama poi grecamente Zacinto, e fa un parallelo fra Ulisse, che definisce bello di fama e di sventura, la cui grandezza quindi è legata anche alla sua vita tormentata, come però di un, di, un, di un personaggio destinato al ritorno in patria fa un parallelo con lui anche lui è un uomo in esilio ma non è destinato a tornare a Zante e Zante avrà soltanto la sua poesia quindi, sarà la sua Itaca però sarà di fatto sì, di, a cui non tornerà mai una Itaca a cui non tornerà quindi un Ulisse bello di fama e di sventura nei sepolcri invece ricorda l'ingannatore che alla morte di Achille, nel momento in cui le sue armi dovevano essere affidate al guerriero più valoroso, che era Iacete Telamonio, riuscì con uno stratagemma a farsele assegnare. E Iasce Telamonio, che vediamo qui in una immagine, dal dolore impazzì e si uccise. Cosa accadde però? Nel momento in cui gli uh, Ulisse Caricate le, navi, le, le, le armi sulla nave, si allontanò da riva, gli dei del mare suscitarono una tempesta e, che fece naufragare la nave. E le armi di Achille andarono a, a depositarsi a riva sulla tomba di Aiace. E mi piace pensarla a me, questa, ma questa è un'idea totalmente mia: come una tempesta notturna. E all'alba queste armi, che portate dalle onde, dalla risacca, si depositano sulla spiaggia di Ghiaia e sulla tomba di Ayasha. Molto bella questa immagine. È molto questa bella. luce perlacea dell'alba. Per <ride> dell Mi piace si immaginarla parla, insomma, così. Si immagina volentieri, perché così, questo sì. fanno i poeti anche: ci suggeriscono. E creano sensazioni. Le immagini. Mm -hmm. Sempre nell'Ottocento un altro poeta, questa volta inglese, eh, inglese parlerà eh. di Ulisse ed è Alfred Tennyson che gli dedica una grande poesia, direi, tradotta anche da Pascoli, ma direi che la traduzione di Pascoli però non è la migliore, mm, ecco, no, no, non è direi che no, è quella... No, non faccio, quasi, non faccio mai riferimento ad essa. E, Tarnison segue la direzione indicata da Dante, cioè verso l'esterno. Non è l'eroe del ritorno, ma è l'eroe che viaggia, che si allontana. Torna il fascino del viaggio. Torna il fascino del viaggio, però questa volta eh, Ulisse è tornato a Itaca. Quindi non è come in Dante, un ultimo viaggio prima di Itaca. No, questa volta è tornato ad Itaca. Ed è un Ulisse, diciamo, maturo, che eh, non sa però... Adeguarsi alla vita sull'isola, e infatti noi assistiamo al monologo del re, del vecchio re. L'insofferenza di vivere al calore del focolare domestico accanto a un'antica consorte che l'aveva predetto del fatto Calipso e poi verrebbe sempre da dire, lo dico sempre nelle conferenze, <ride> che è antico anche lui. Sì, direi, ma ecco, Penelope Penelope ecco, Penelo diciamo che, che è sempre in questo ruolo di antica, <ride> ruolo di antica ma. ma Non siamo qui a polemizzare con Tennyson e un Ulisse che si ritrova estraneo al suo ruolo di re e di legislatore, non l'ha mai fatto, è stato guerriero, è stato navigatore. Anche perché in fondo torna su un'isola di pastori. Sì, e ha, ecco, oltretutto, Itaca, ecco, è, una è una piccola isola, isola una... ha conosciuto ben altre civiltà, ha conosciuto ben altri personaggi. E questi personaggi, questi luoghi che lui ha veduto, sono dentro di sé e Ithaca gli sembra poca cosa in fondo. E il pensiero di finire su questo scoglio la vita è un pensiero che diventa a un certo punto intollerabile. Non può, è la definizione di, di Tennyson, arrugginire come una spada nel fodero. Non può rinunciare a, a vivere l'ultimo tempo che gli resta. Lascerà l'isola a Telemaco, abituato ad amministrarla, e lui, dopo aver convinto i suoi, parte per un ultimo viaggio. Si rivolge a loro che di fatto sono i compagni di una vita. E è, ed è questa bellissima immagine il crepuscolo su Itaca la luce che comincia a scintillare dalle rocce il lungo giorno che affievolisce il mare che geme intorno con molte voci e allora gli dice venite, dice loro venite amici miei non è troppo tardi per cercare un mondo più nuovo e anche se non siamo più coloro che riuscirono uh, a Diciamo a domare il mondo come siamo stati, ciò che siamo, siamo. E ci sono questi bellissimi versi finali. Un'uguale indole di eroici cuori, indeboliti dal tempo e dal fato, ma forti nella volontà di combattere, cercare, trovare e di non cedere. Anche questi sono celeberrimi. Versi memorabili che sono, direi piaciuti, a, hanno avuto una loro declinazione anche cinematografica. Infatti li ritroviamo in un film come L'Attimo Fuggente esatto. di Peter Wayne, dove direi sono alzanti no? ecco, e consoni mm -hmm. anche all'atmosfera del film, ma anche in un film come Skyfall, che è della serie di, di 007 James Bond, di sì, James quindi. Bond. Quindi direi mh, versi che, che sono stati declinati in molti mm -hmm. modi. E eh, Tennyson non ha ovviamente la severità di Dante nei confronti di Ulisse, anzi direi che la poesia riecheggia di ammirazione e di lode, dobbiamo pensare ecco, che il clima culturale conduce alla reinterpretazione del mito. Dante è un uomo del medioevo, Tennyson. Tennyson è un uomo che vive nell'Inghilterra del secondo ottocento tutta protesa alla conquista mm. e alla conoscenza, ecco. Dire, questo quindi, fa riflettere anche su come ogni epoca poi in Ulisse ha visto e ha voluto, ha visto vedere, visto e voluto i vedere i suoi valori, I suoi valori. E i suoi, in no. questo caso i suoi miti proprio. Ecco, quindi proprio ecco, da Tennyson si fa velocemente un passo, si torna in Italia, Italia che si torna a Pascoli, a Pascoli che comunque che ben lo conosceva tradotto, avendolo tradotto, ma che mh, parla di Ulisse in termini assolutamente diversi. E lo fa nei poemi conviviali, che sono poemi nei, nei quali eh, ricorda grandi eroi del passato con spirito vistosamente decadente. E a, a Ulisse dedica l'ultimo viaggio. Anche qui è un Ulisse che è tornato ad Itaca, ma dopo aver vissuto nove anni nell'isola, al ritorno delle rondini, eh, non riesce a rinunciare ad un ultimo viaggio. Ma che a un ultimo viaggio possiamo dire che avviene sotto il segno della disillusione, perché lui vuole tornare nella, nei luoghi dove è, dove è stato durante il suo viaggio di ritorno a Itaca per ritrovare e per capire se poi ha vissuto realmente questa, questa storia. E allora ripercorre a ritroso, anche lui con i compagni che persuade a seguirlo, ma non ritrova le, i luoghi che ha, eh, dove si è fermato, non ritrova i personaggi. E alla fine gli sembra di avvistare le sirene e la sua nave che avanza in maniera quasi soprannaturale, una corrente tacita e soave, la definisce Pascoli: si infrange sulle rocce perché di fatto quelle che credeva essere le sirene sono in realtà due enormi scogli. Quindi la nave fa naufragio e la salma di Ulisse eh, si dirige verso l'isola di Calipso, un luogo potremmo dire piuttosto misterioso, mm. e, ed è bellissima questa immagine di Boclin, sì, eh, l'isola dei, dei morti. Ecco, ci sembra proprio di individuare la eh, barca di... Eh, Ulisse che si, di, si dirige verso un luogo assolutamente indefinito e che dà a, a noi la dimensione di come il limite che Pascoli vede non sono certamente le colonne d'Ercole, ma è la nostra vita eh, finita nello spazio e nel tempo. Infatti è come quando si torna indietro, ci si volge indietro, si tornasse nei soliti luoghi. Di, ma non li troveremo più. Non siamo mai noi. Non siamo più esistenti, e i luoghi non, i luoghi non, sono non lo loro. sono più. E quindi di fatto il limite dell'uomo, altro non è che la morte, che come sappiamo è il grande tema poi, insieme al nido, sì, è uno dei un grandi Ulisse temi. Un'ulisse ecco, molto crepuscolare. Molto, molto bello, crepuscolare, molto crepuscolare è molto bello però anche questo quest'ulisse, anche se diciamo la poesia è molto impegnativa, lunghissima tra parentesi. Però è una poesia di grande profondità Di grande profondità. Ma i Pascoli la profondità è Cosa in che dubbia? Non direi di che non troviamo nell'Ulisse. Che non è fra i nostri preferiti. Che non è senz'altro fra i nostri preferiti. D'Annunzio ha scritto ben altre poesie, è, ecco, rispetto a questa. D'Annunzio parla di Ulisse in un libro delle Laudi che è Maia, senz'altro non il suo. Libro migliore, il libro migliore senz'altro l'Alcione. E eh, ovviamente proietta in Ulisse e anche in se stesso il mito del superuomo. Eh, D'Annunzio, è lui di fatto il protagonista della, della poesia, eh, incontra Ulisse nello ionio. Lui è in una nave con i suoi compagni e incrocia Ulisse che solo naviga. I compagni lo acclamano e si dicono pronti a fare di, loro, fare di Ulisse il loro re e di seguirlo in tutte le sue avventure. Ulisse non degna questa, eh, questo gruppo di giovani di uno sguardo, allora a questo punto è D'Annunzio che alza la voce e eh, dice a, ad Ulisse di metterlo a prova, eh, eh, tenderà l'arco suo, grande e se questo diciamo, non, se ci riuscirà si unirà a lui, se non ci uscirà lo, lui lo configgerà alla sua prua. Ulisse questa volta degna di uno sguardo il giovane D'Annunzio che definisce se stesso orgoglio chiarosonante. <ride> questo non gli impedisce però di allontanarsi dal, dal, da D'Annunzio e dai suoi che lo guardano andare verso il largo con rispettoso silenzio. Re di tempeste lo chiama D'Annunzio e con l'ironia che gli è consueta, Gozzano, che non rinuncia quasi mai a una polemica anti-D'Annunziana, così lo definisce in, un suo, in una sua eh, poesia che è eh, L'ipotesi, eh, Gozzano si eh, ritrova a parlare con una moglie, immaginaria naturalmente, che non, non bella, non colta, non affascinante, quindi il perfetto contrario delle donne fatali di D'Annunzio, di questo personaggio e così lo descrive. Il re di Tempeste, così l'aveva definito D'Annunzio, sì, era un tale. <ride> Che diede col vivere scempio un bel deplorevole esempio di infedeltà maritale. Che visse a bordo d'un yacht, toccando fra liete brigate le spiagge più frequentate dalle famose cocotte. Già vecchio, rivolte le vele al tetto un giorno lasciato, fu accolto e fu perdonato dalla consorte fedele. Quindi, Cos'è diventato Ulisse? Un vecchio playboy potremmo sì, dire, che dire, sì. dopo aver viaggiato per il Mediterraneo, divertendosi nelle varie località, è tornato dalla moglie paziente e fedele. Però non sa rinunciare ad un ultimo viaggio, ma per un motivo molto borghese potremmo dire. Perché? Per motivi economici. E allora pensa di partire con la sua brigata verso l'America. Ma non raggiungerà né la California né il Perù perché la sua nave davanti alla montagna del Purgatorio, la poesia è tutta piena di echi danteschi, omerici, di riferimenti, di riferimenti in colti. Possiamo dire: la nave si di fronte alla montagna del Purgatorio si inabissa e Ulisse precipita all'inferno dove si trova tuttora. Quindi ecco, direi un'immagine un un insolita, insolita e dissacrante, sì, e dissacrante anche eh, di, di, Ulisse. di Ulisse. Però ecco, c'è un altro grande italiano mm? che, parla Ulisse, Sava, mm. che parla di Ulisse, Umberto eh, Sava, che parla di Ulisse facendo di questo personaggio, eh, almen, dando almeno a questo personaggio un significato morale ed esistenziale. Il tono di Saba è discorsivo e sommesso, come spesso accade nei suoi versi. E cosa, qual è il messaggio? Il mare rappresenta le difficoltà e eh, le sofferenze della vita. Prendere il mare vuol dire di fatto vivere, ma è non rinunciare a tutto quello che in mare può accadere. Al contrario, è una vita vissuta nel porto, il porto è rassicurante, il, al, nel porto non si rischia, però nel porto di fatto non si vive e allora lui sceglie, lui poeta, sceglie il rischio di vivere e prende il mare, si allontana dal porto. Il dolore che la condizione umana comporta non può impedire di vivere e i versi finali sono direi bellissimi. Cioè più belli, sì il porto accende ad altri i suoi lumi me al largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore per quanto doloroso sia l'amore della vita vale sempre la pena di, di viverlo mm. di, non... di non rinunciare vale sempre di non la rinunciare. pena di usare sì e questo è molto ulisse è molto E di molto allontanarsi lisse. dal porto mm. senz'altro una bellissima immagine che molto fedele però a quello che è il personaggio. Assolutamente mm -hmm. sì, mm -hmm. Ulisse rischia, Mosa, mm -hmm. Musa. sempre, direi, mm -hmm. in tutte le varie interpretazioni, in tutte le varie. Senti, ehm, ecco, io vorrei che si tornasse un po' alle origini, cioè si tornasse in Grecia. In Grecia. In Grecia. Parlando e... di due poeti che io amo molto, Seferis e, e cavafis. cavafis Allora, e qui siamo, siamo nel Novecento, ma siamo nel Novecento anche con Saba. E eh, Seferis è un autore greco che, eh, esiliato in Inghilterra, che nel 1937 scrive la poesia di cui vi parlerò sopra un, ver un verso straniero e che nel 1963 otterrà il premio Nobel per la letteratura. Il fantasma di Odisseo, perché così lo chiama alla greca lui greco, è presenza familiare e fraterna per il poeta perché che vive in esilio e sa cos'è la nostalgia della patria. Può comprenderne il coraggio, la solitudine nel cuore della notte, l'angoscia dei ricordi, la perdita dei compagni. La vita è un'odissea sofferta per per Seferis. E Ulisse insegna ad affrontarla con coraggio, direi, senza, senza risparmiarsi, ma l'Ulisse di Seferis è anche colui che nella maturità riesce ad apprezzare le gioie di una vita quieta dopo tante avventure. Mi dà l'impressione di un personaggio di Ulisse molto in là negli anni. Ecco, forse questo è l'Ulisse più, più maturo fra quelli che forse abbiamo incontrato. Che finisce davvero il viaggio. Che finisce il viaggio. Ecco, l'Ulisse di Seferis non si riallontanerà da Itaca. Ma ora vorrei leggere per voi alcuni versi. E si presenta ancora innanzi a me il fantasma d'Odisseo, gli occhi rossi dal salmastro e da una brama matura cioè da un desiderio profondo, ma ormai maturato negli anni, rivedere ancora il fumo che affiora dal calore della casa e il suo cane invecchiato che aspetta sulla porta. Quindi è un Ulisse della nostalgia che sta tornando solo verso Ithaca con un immenso desiderio di raggiungerla e di ritrovare i suoi cari. Sta, gigantesco, e mormora, di tra la barba imbianchita, parole della nostra lingua, quale già la parlavano tremila anni fa. Quindi è un Ulisse che parla greco come lui. Stende la mano, incallita dalle gomene e dalla barra, con la pelle segnata dal tramontano, dall'afa e dalle nevi. È un vecchio marinaio questo lì. Un po' come si dice sempre, il vecchio marinaio, marinaio di Poleridge. Eh? Quello benissimo illustrato da Doré in una delle sue incisioni. Quindi la, le, mani, le mani del marinaio, quindi incallite, bruciate eh, dal salmastro, bruciate dal dal salmastro, dal salmastro vento. il volto scavato dal sole e dal vento, è il grande Odisseo, colui che disse di fare il cavallo di legno e gli Achei presero Troia. Mi dice l'ardua angoscia di sentire le vele della nave gonfie dalla memoria, questa nave va proprio spinta dalla memoria. Possiamo dire. E l'anima farsi timone, ed è l'anima che la guida in questo ritorno. Ed essere solo, occulto, nel buio della notte, a deriva. Tutta la sofferenza di Ulisse, che eh, ricorda quindi anche i suoi che più non ci sono. Ricorda il, il tempo vissuto lontano, quindi un'Elisse direi molto sofferente. L'amaro di vedere naufragati fra gli elementi cari, dispersi ad uno ad uno, e si può ben capire quale sia la sua sofferenza. Parla, rivedo ancora le sue mani che sapevano distinguere una, una, eh, la Gorgone che era quella scultura che c'era sulla prua delle navi ed era un marinaio così esperto, Ulisse, da rendersi conto solo al tatto se la Gorgone era ben fatta. Questo ci dà la dimensione di quanto uomo di mare lui fosse, ma adesso, in quest'ultima parte della vita, sa donare al poeta e a noi il mare senza flutti azzurro nel cuore dell'inverno. Ecco, questo Ulisse sa apprezzare anche le gioie quiete mm. di una vita. Dopo aver tanto Maitha, fatto. Dopo aver tanto mm. viaggiato mm. e vissuto, adesso mm. attende con trepidazione il suo ritorno a Ita. Mm. Molto bella questa cosa. È, è molto Perché bella. Che c'è il rimpianto, ma è un rimpianto anche quieto. Fa certo, certo, una rinsegnazione, è è, è, um, diciamo, c'è una saggezza. Sì, è è sì. l'unico potremmo dire mm. Ulisse saggio di mm. cui abbiamo parlato finora, in fondo. Mm. E mi è caro anche molto per questo, devo dire. Ecco, e poi c'è Itaca, Itaca che probabilmente molti di voi conosceranno, che è: Itaca non è solo la patria Ulisse, In questo caso, Ithaca è il senso della vita, come il lungo viaggio verso la meta. Ognuno ha la sua itaca, non, e verso di essa dobbiamo tutti salpare se vogliamo viverla questa vita. Non dobbiamo avere fretta, dobbiamo vivere tutte le esperienze con l'anima, con il cuore, con l'intelletto e i sensi. Le difficoltà e le paure non sono quelle che siamo destinati a incontrare, le difficoltà e le paure sono soprattutto dentro di noi, e quindi dobbiamo vincerle di fatto. Cavafis, Cavafis suggerisce di conoscere gente nuova, imparare dai dotti, fermarsi in tutti i luoghi. Itaca sia lo scopo, ma senza fretta di raggiungerla. Scusate. Ma adesso, siccome i versi del poeta sono più grandi di ogni parola che possiamo dire di lui, vorrei leggervi proprio alcuni versi. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. Che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti, finalmente con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre. Tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Impara una quantità di cose dai dotti. Soprattutto non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada. E ora vorrei farvi leggere proprio. E se la trovi povera. Non per questo Itaha ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaha vuole significare. Perché Itaha è, di è base, il, viaggio, il viaggio, viaggio, è il viaggio, viaggio della vita. Poi questa poesia è bellissima perché a leggerla ci si immagina proprio questi porti orientali. Li dipinge queste... proprio. li, si, ripinge, li dipinge, sente i profumi. Li dipinge, verdi, verdi, riesce i colori, proprio, sì, riesce sì. A, a, a farcela percepire con tutti i sensi. Esatto. esatto e poi esatto, a, a trasmetterci il messaggio per cui Itaca è importante perché ci ha spinti a partire. In fin dei conti siamo a sempre a tutti in viaggio verso Itaca, verso Ita, A conoscere. Mm. A conoscere e ci ha trasmesso il messaggio che la meta di ogni viaggio è di fatto il viaggio stesso eh, questo è bellissimo. e con questo direi ecco, è, è un lungo viaggio è stato bene o male anche il nostro che abbiamo fatto insieme siamo partiti infatti dall'ottavo secolo Avanti Cristo con Omero e siamo nel Novecento con questi grandi poeti. Ora ti chiedo una cosa, prima di ringraziarti della tua, anche del tuo bellissimo modo uh -huh. di raccontarci la poesia che non è poi così semplice. Ti ringrazio. Qual è il tuo Ulisse? Allora, in realtà oh, quelli, quelli che sono cari sono più di un Ulisse, uh -huh. però... Una, un particola, una particolare passione per Tennyson, che difinge questo, questo ripartire da Itaca con questi accenti accorati mm. ed appassionati. Eh, e quindi colui di fatto che ha il coraggio di, di osare, cioè di, di non rinunciare a vivere l'ultimo tempo che resta. E poi l'Ulisse di Saba, di Saba che, eh, che sceglie di allontanarsi dal porto e quindi sceglie di rischiare. Di rischiare di amare, di rischiare di soffrire, ma di fatto di vivere. E l'Ulisse saggio di Seferis, perché mi fa anche, eh, mi è molto caro anche quest'Ulisse della nostalgia, ma della nostalgia profonda, cioè l'Ulisse che non ripartirà. Una nostalgia positiva. Una nostalgia Quella... positiva. Mm -hmm. Ecco, eh, non è un, in fondo, ritornare a casa è ciò che lui desidera in questo momento, e sa che questa sarà veramente. Sarà il luogo dove, dove vorrà, vorrà vivere fino in fondo. E poi Ita, inevitabilmente. Forse si può dire c'è un Ulisse per ogni periodo della nostra vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente Bene, io ti sì. ringrazio tanto Antonella. E io ringrazio te e ringrazio voi. Tutti voi, dandovi appuntamento alla prossima volta. Grazie.